tema di oggi è BIM e digitalizzazione. E siamo nel pieno di un forte cambiamento, alcuni lo definiscono una rivoluzione nel settore delle costruzioni che coinvolge indifferentemente tutti gli operatori che si occupano di edilizia. E ovviamente Namirial non ha voluto essere, diciamo, vuole essere parte di questo forte cambiamento e attraverso la piattaforma Building in Cloud dà sostanzialmente, vuole diventare protagonista di questo cambiamento. Va bene, allora mi sono già in parte stato presentato, mi presento lo stesso, sono l'architetto Luca Moscardi, quindi provengo dal nostro stesso settore. Ricopro il ruolo di BIM Product Manager in Emilia SPA, in particolare per la divisione edilizia. Che cosa vedremo oggi in questo webinar? Allora, parleremo intanto del contesto attuale, di dove ci troviamo attraverso questo percorso di forte cambiamento. Qual è la situazione nella quale ci troviamo? Proveremo anche a dare una visione un po' del futuro di questa transizione. Vi vorrei parlare specificatamente del ruolo del progettista, che in questa rivoluzione torna al centro del processo costruttivo e quindi diventerà una delle figure chiave di questo cambiamento. Ovviamente questo cambiamento deve determinare alcune condizioni irrinunciabili, no? Sappiamo tutti che nel nostro settore la produttività è molto bassa rispetto ad altri settori. Sostanzialmente il nostro modo di produrre è simile ormai da qualche più da qualche decennio, vorrei dire quasi secolo, e quindi la necessità, quindi vedremo quali possono essere gli aspetti significativi, ovviamente per quanto ci riguarda, per quanto riguarda l'aspetto del BIM e della digitalizzazione. Vedremo come migliorare i processi di produzione del valore, quindi migliorare la produttività, migliorare la collaborazione, la condivisione dei dati, eccetera, eccetera. Vedremo insieme quali sono le tecnologie che consentono di sfruttare questa situazione che si è creata attraverso appunto le tecnologie, e poi infine vedremo gli strumenti di condivisione e di collaborazione, cioè quali sono gli strumenti, in particolare vedremo il cloud, come assolve alla messa a terra, messa in pratica di quelle che sono le premesse di cui abbiamo parlato prima. Questo nella prima parte. Ci sarà una seconda parte che invece sarà una sorta di dimostrazione dal vivo di come si passa dalla teoria alla pratica attraverso determinati strumenti e spero ci sia spazio anche per domande e risposte alla fine sia della presentazione tramite slide che della dimostrazione pratica. Quindi, ok, partiamo perché non abbiamo molto tempo e quindi vorrei essere più veloce possibile e lasciare soprattutto tempo alla dimostrazione e alle domande e alla risposta. Quindi, qual è il contesto attuale? Che il futuro sostanzialmente è cominciato. Ok? Cioè, non siamo più come qualche anno fa, ma sì, forse il BIM verrà la digitalizzazione, ma chi lo sa che no, questa cosa è già partita, il treno è partito. Siamo a bordo bene, se non ci siamo, sarebbe bene comunque attrezzarsi per salirci, perché se no si rischia di restare fermi e chi si ferma torna indietro, a tutti gli effetti. E quindi oggi è nato un forte ed inarrestabile processo di trasformazione dell'industria delle costruzioni. Lo vediamo, noi vabbè, ce ne occupiamo direttamente, per cui siamo parte attiva, però sentiamo che i clienti, la pubblica amministrazione vuole sapere, vuole conoscere, vuole informarsi, vuole avere delle risposte, perché sanno che è necessario per rimanere sul mercato in un determinato modo, è necessario essere dentro questo processo.
Ma comunque, in linea di sostanza, ne è testimonianza, per esempio, che il nuovo codice degli appalti, che prevede appunto la digitalizzazione del settore delle costruzioni, sia per la pubblica amministrazione, ma questo di riflesso anche per il settore privato, è stato ritenuto dal legislatore un elemento portante del nuovo codice, ma soprattutto della strategia del nostro paese per efficientare tutto il settore e anche la pubblica amministrazione. In questo momento stanno succedendo altre cose importantissime. È entrato nella fase di attuazione il PNRR, che si porta dietro una dote di quasi 200 miliardi, di cui nella nostra missione, quella che ci riguarda, si parla tra digitalizzazione, transizione economica, transizione alla sostenibilità, eccetera, di una buona quota parte di tutto questo ammontare complessivo. Ovviamente tutti i progetti, le realizzazioni e le esecuzioni che dovranno essere eseguiti in forma finanziata dal PNRR saranno, in rispetto di quanto appunto previsto dal codice degli appalti, dovranno essere svolti in modalità digitale. Dopo vedremo in parte che cosa dice il nuovo codice degli appalti. Quindi, in concreto, la digitalizzazione implica una notevole evoluzione dei processi informativi e gestionali di tutto il procedimento edilizio, così come delle logiche finanziarie e contrattuali, cioè anche le relazioni tra i vari soggetti cambieranno per effetto della digitalizzazione e che quindi richiedono perciò una duale maturazione culturale dell'intero comparto. Questo forse è il punto più dolente, siamo abbastanza indietro da questo punto di vista, però secondo me, da qui ai prossimi pochi mesi dovremmo fare tutti uno sforzo importante. Bene, vediamo che cosa dice sul tema del BIM e della digitalizzazione il nuovo codice degli appalti. Dice innanzitutto da due paletti, ok? Quindi a decorrere dal 1º gennaio 2025, quindi tra poco più di un anno e mezzo, tutti gli appalti dovranno, per importi superiori a 1 milione di euro, quindi sostanzialmente praticamente tutti, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione in informativa digitale. Okay? Quindi vuol dire che tra un anno e mezzo, quando metteranno a gara determinate opere, se le opere supereranno 1,5 milioni di euro, si dovrà procedere secondo strumenti di gestione informativa digitale. Vedremo adesso che cosa vuol dire, quali sono questi metodi e strumenti di gestione informativa digitale. Tenete presente che questo discorso riguarda, per quanto riguarda il codice degli appalti, la pubblica amministrazione, ma tutto il settore privato sta adottando le stesse logiche. Quindi partiamo da quello che è previsto nel codice dei contratti, ma sappiamo che la stessa impostazione sarà poi adottata anche nella parte privata. Lo vediamo, lo stiamo vedendo, quindi questo ormai è assolutamente certo. Però, che cosa bisogna fare? Che cosa bisogna fare per essere in grado di adottare strumenti di modellazione informativa digitale? Il legislatore ha previsto sostanzialmente tre passaggi, che sono questi punti A, B e C. Che cosa dicono sostanzialmente? Che le stazioni appaltanti devono definire e attuare un piano di formazione specifica del personale. Cosa significa? Significa mettere in condizione le persone che operano all'interno dei vari uffici, l'ufficio appalti piuttosto che l'ufficio tecnico, di aumentare le proprie competenze in ambito digitale, in ambito BIM, in modo da comprenderne le logiche.
ed essere in grado di fare le richieste corrette ai fornitori, no? O anche a come produrre internamente determinati contenuti. Quindi, primo punto, formazione del personale. Okay? Detto questo, un altro piano attuare, e queste sono le condizioni necessarie, okay? Poi ce ne sarebbero altre, ma queste sono quelle previste dal legislatore. Definire un piano di acquisizione di strumenti hardware e software. Okay? Quindi il legislatore prevede prima della scadenza, la stazione appaltante si deve dotare, fare un piano per acquisire strumenti hardware e software per gestire digitalmente i processi. Infine, per ordine di importanza dal mio punto di vista, redigere ed adottare un atto di organizzazione. Cosa significa? Significa che il BIM in sé porta delle profonde novità. Pensare di fare le stesse cose che si facevano prima, semplicemente in formato digitale, non ha senso. La tecnologia ci consente di fare ed operare in modo infinitamente diverso alle modalità precedenti. Quindi una volta che io so quali sono le condizioni con le quali mi verrò a trovare, le comprendo e anche sono in grado di esplicitarle e ho acquisito hardware e software per operare secondo il BIM e secondo il digitale, devo riorganizzare il mio modo di lavorare. Tant'è che molto spesso il BIM viene identificato come un software. No, il BIM non è un software, è un modo di operare attraverso la tecnologia digitale. Quindi quello che deve fare la pubblica amministrazione, la stazione appaltante o un operatore immobiliare è rielaborare i propri modelli di organizzazione interna, i flussi operativi, come si svolge una determinata pratica, quali modalità, chi se ne occupa, in quale modo accedo alle informazioni, eccetera, eccetera. Questo è un passaggio assolutamente fondamentale. Poi, altre cose che, di cui parla il nuovo codice degli appalti. Vediamo un attimo. Mi sentite? Si sente bene? Ok. Allora, questa è una novità rispetto alle norme precedenti. Dice, per assicurare uniformità di utilizzo degli strumenti di cui è comma 1 vuol dire entro il 1 gennaio 2025 per inferiore a 1 milione devi operare in questa modalità, le stazioni appaltanti devono uniformarsi alle norme internazionali e nazionali che sovraintendono questa metodologia, questa metodologia digitale. Quindi non è che per essere digitali ognuno si deve immaginare un suo metodo. Il metodo è già descritto nelle norme, che sono che prima erano volontarie, ma in questo caso diventano praticamente obbligatorie, e si devono armonizzare i propri processi come sono definiti all'interno di queste norme. Quali sono le norme? Principalmente sono la UNIEN ISO della Comunità Europea, dell'Unione Europea, poi ci sono le norme internazionali che fanno riferimento alle ISO, in particolare la ISO 19650, e infine la norma nostra nazionale, che è la 11337, che le due si integrano e la UNI diventa il capitolo italiano di quelle che sono le norme internazionali, quindi la ISO 19650. Quindi tutto deve essere armonizzato e gestito secondo quello che è previsto dalle norme. Vediamo in sintesi come funziona una gara d'appalto BIM. Ovviamente qui siamo estremamente sintetici, io spero che ci saranno poi altri momenti di approfondimento di questi singoli argomenti che sto cominciando a sottoporre, anzi probabilmente per la maggior parte di voi sono già cose conosciute, ma abbiamo preferito, come dire, fare una
una rivisitazione complessiva molto semplice, perché questo sarà il primo di altri eventi che approfondiranno ogni singolo argomento, che verrà poi approfondito in modo puntuale. Quindi abbiamo detto, l'amministrazione si forma, compra i mezzi per operare secondo le tecnologie BIM o digitali, riorganizza il proprio modello operativo. A questo punto deve mettere a gara un appalto, e per mettere a gara appalto, oltre a tutti gli strumenti, la documentazione standard, quella che è sempre prevista, il normatore, il legislatore dice che la stazione appaltante deve produrre un documento che si chiama capitolato informativo. Che cos'è il capitolato informativo? Lo leggiamo: il capitolato informativo, comunemente abbreviato CI, è il documento emesso dal committente e indirizzato ai potenziali affidatari, in cui vengono sviscerati i requisiti di gestione informativa relativi al progetto. Io metterei l'accento sulla parola requisiti, okay? I requisiti informativi. Significa che una volta presa conoscenza di cos'è la metodologia BIM, di come si svolge un progetto digitale di una gara d'appalto, la pubblica amministrazione, la stazione appaltante o l'immobiliare di turno emette un documento nel quale dice ai possibili affidatari: guarda, io ho bisogno di queste informazioni, il modello BIM deve contenere questi dati, deve contenere questi parametri, mi deve restituire queste informazioni. Questo è il concetto base del capitolato informativo: mettere in un documento tutto quello che diciamo, il committente vuole ottenere dal punto di vista del bagaglio informativo che poi si porta dietro durante tutto il ciclo di vita del progetto, quindi della commessa, quindi non solamente la parte di progetto, la parte esecutiva, ma pensare già fin dall'inizio, e poi quei dati mi serviranno anche nella fase di gestione e di manutenzione dell'opera una volta che sarà terminata. Quindi fondamentale è che il committente si doti, acquisisca questa consapevolezza di che cosa gli serve, e poi lo espliciti in questo documento. Ovviamente, quando poi la gara è espletata, o comunque diciamo pubblicata, ogni offerente, cioè ognuno degli operatori economici, siano progettisti, imprese di costruzione o gestori di patrimonio immobiliare, produrranno la loro offerta di gestione informativa. Anche qui leggiamo che cos'è: le organizzazioni che partecipano quindi alla gara d'appalto BIM sono tenute a rispondere al capitolato informativo con una offerta di gestione formativa per qualificarsi come potenziali affidatari dell'appalto. Cosa significa? Significa che se il committente chiede determinate condizioni, o meglio, se richiede determinati contenuti informativi, l'offerente deve esplicitare come intende offrirli questi contenuti informativi, in quale modalità, con quale accuratezza, con quale approfondimento, con quale specificità, e magari anche essere in grado di offrire aspetti migliorativi della qualità della gestione informativa. Tutto questo normalmente viene anche valutato da un punto di vista del punteggio. Cioè, migliore è la qualità con la quale l'offerente risponde alle richieste del capitolato informativo, questo probabilmente acquisirà anche un punteggio per eventualmente l'affidamento della commessa. Quindi, quando poi il committente sceglie tra i vari offerenti l'affidatario, a questo punto viene prodotto in modo coordinato da committente affidatario il piano di gestione informativa.
Il piano di gestione informativa che cos'è? Lo leggiamo, così almeno non ci sono fraintendimenti. Una volta che il committente avrà selezionato l'offerente migliore, sarà cura dell'affidatario della gara di redigere il piano di gestione informativa, in cui verranno dettagliate in ottica operativa le strategie utilizzate e illustrate nella propria offerta. Ok, quindi verranno insieme al committente e si metteranno fianco a fianco il BIM manager, se c'è nella parte della committenza il BIM manager della parte del proprietario, quindi del progettista dell'impresa o del gestore manutentore, che stabiliranno insieme operativamente come queste informazioni saranno distribuite, saranno rese disponibili, eccetera, eccetera. Tenete presente che quando prima parlavo di richiesta dotazione di strumenti hardware e software, generalmente si intende quello che viene ormai definito nell'eccezione italiana la CDAT, cioè l'ambiente di condivisione dati, o il Common Data Environment, okay? Che generalmente sono in cloud e lo vedremo dopo, però diciamo che il Common Data Environment o la CDAT diventano il centro operativo di tutto quanto si svolge all'interno di una commessa di lavoro. Bene, mi sono dilungato su questi aspetti. E qui voglio assolutamente ripetere, tutto quello che è previsto per la pubblica amministrazione verrà adottato più o meno nello stesso modo anche per gli operatori privati, quindi per ogni singolo operatore, quindi committente privato. Scusate, stanno facendo dei lavori, quindi ho chiuso la porta così almeno siamo meno disturbati. E qui volevo un attimo tornare a perché il progetto torna a essere al centro del processo costruttivo e perché i progettisti di conseguenza si devono, come dire, strutturare dal punto di vista della capacità di maneggiare determinati mezzi o strumenti o dati o informazioni. Quindi, il progettista, per definizione, si pone all'inizio dei processi, no? Quindi è colui che fa le scelte, ovviamente in accordo con la committenza, ma che fa le scelte puntuali su come dovrà essere poi realizzato l'opera che eventualmente è a base di gara. E quindi danno loro stessi l'avvio alla realizzazione dell'opera. Ed è in definitiva la figura che più di tutti contribuisce ad alimentare fin dall'inizio il corretto svolgimento dell'opera nel suo intero ciclo di vita. Anche qui apro una piccola parentesi: il codice degli appalti, anche per, come dire, definizione, il BIM è in grado di alimentare tutti i processi, tutti i procedimenti in ogni singola fase del processo edilizio. E quindi per ogni fase del processo edilizio, quindi pianificazione, progettazione, costruzione e manutenzione, in questo caso si parla di ciclo di vita dell'opera. E il codice degli appalti prevede proprio che tutto quello che ha a fare con i processi di digitalizzazione tramite i BIM sia applicato nella sua interezza nell'intero ciclo di vita, quindi non solo in una fase, ma in tutte le fasi, che è già una rivoluzione in sé, se vogliamo. Quindi la corretta gestione delle informazioni consentono al progettista, se queste informazioni vengono opportunamente gestite, di divenire il punto di avvio dell'intera catena del valore, e di divenire il fattore chiave determinante per il raggiungimento degli obiettivi finali, in definitiva. Quindi qualità dell'opera e ritorno degli investimenti. Ma poi è lui che, modella tramite il BIM l'opera che verrà realizzata, quindi è lui che ci mette le informazioni che sono state richieste se vi ricordate, dal capitolato informativo, quindi dai requirement. È lui che dà l'avvio. Se lui non mette dentro le informazioni coerentemente a quelle che sono le richieste o alle necessità dei modelli in tutte le fasi in cui dovranno essere gestite le lavorazioni, il BIM il digitale funzionano male. Okay.
poi il nuovo codice degli appalti quindi offre al progettista nuove opportunità, okay? Perché se il progettista è in grado di interpretare correttamente questo nuovo modo di lavorare, non succederà più come in passato, che una volta che ti consegno il pacco per andare in gara o il pacco per il progetto esecutivo, io sono escluso dal proseguimento. No, io divento e rimango un punto fermo, determinante, per assistere il committente, l'impresa, il gestore a svolgere correttamente le proprie attività all'interno del Common Data Environment tramite l'aiuto dei modelli BIM. E difatti i vantaggi offerti dal BIM nella fase progettuale del progetto edilizio si inquadrano in una logica di gestione completa del ciclo di vita dell'edificio. Cioè, attraverso i requirement e attraverso il piano di gestione informativa, il progettista sviluppa i modelli facendo in modo che ci siano i dati che servono progressivamente allo sviluppo di tutte le fasi del processo di inizio. Ma non basta. L'altro aspetto fondamentale che riguarda questo cambiamento di modo di lavorare è la collaborazione e la condivisione dei dati BIM. Io genero dei modelli BIM, possono essere federati, più di uno, questo poi viene esplicitato normalmente durante il piano di gestione informativa. Questi dati aumentano la mia produttività o la produttività di tutta la filiera, soprattutto se li condivido, perché se restano esclusivamente sulla mia scrivania, a che cosa servono? Forse servono a me, ma non servono a tutti gli altri. Mentre invece la possibilità di condividere i dati è la vera chiave del successo per innovare i processi di progettazione, di esecuzione e di manutenzione. Quindi io credo di essere stato abbastanza chiaro su questo punto. E quindi bisogna prendere coscienza che bisogna innovare i propri modi di lavorare. Bene, innovare i propri modi di lavorare significa anche migliorare la produttività del settore. Allora, sapete tutti, vabbè, lo vediamo dopo. Quindi il miglioramento della produttività, data la lunghezza della catena di fornitura, qui è una piccola premessa. Diciamo che il nostro settore industriale è infinitamente diverso da tutti gli altri. Prendiamo il manufatturiero, prendiamo il finanziario tramite le banche, eccetera. È molto corto la catena di fornitura e i processi produttivi sono replicati o replicabili di volta in volta. Una volta che costruisco una macchina, nel progetto una, più o meno si fa sempre nello stesso modo. Nel nostro caso invece tutti i progetti sono diversi, non c'è un progetto uguale all'altro e esistono tantissimi operatori che se ne devono occupare per portare il progetto a compimento. Quindi la possibilità di accorciare questa catena di fornitura condividendo le informazioni consente di innovare i processi di produzione del valore. Ho recentemente visto una ricerca di McKinsey che evidenziava che solo il 19% dei progetti di costruzione a livello globale, quindi tutto il mondo, ma forse in Italia ancora peggio, vengono consegnati nei tempi previsti e nel budget originariamente previsto. È un dato incredibile. Se lo trasportassimo nel settore manifatturiero, molte aziende andrebbero a gambe per aria, per poi pure noi abbiamo per secoli continuato con queste performance. Quindi che cosa dobbiamo fare oggi per invertire questa tendenza negativa e migliorare i livelli di soddisfazione dei nostri clienti che ci richiedono di consegnare il cantiere nei tempi previsti, di non sforare i costi di produzione e di avere una qualità intrinseca di quanto effettivamente realizzato.
una delle come dire, grandi chance che ci dà oggi la tecnologia è che tramite appunto queste piattaforme di condivisione e di collaborazione le informazioni possono essere distribuite tempestivamente e accuratamente in tempo reale. Quindi, ma poi c'è anche il tema della trasparenza, no? Della trasparenza tra i vari operatori che siamo, diciamocelo francamente, siamo sempre stati abituati a farci le scarpe uno con l'altro, no? Il progettista contro l'impresa, l'impresa contro il progettista, uno ci sta a colpa agli altri, eccetera, eccetera. Questa cosa non deve più succedere. Se noi mettiamo a fattor comune in un ambiente gestito in modo, passatemi il termine, democratico e trasparente e senza interruzioni, ebbene, questo sicuramente da una parte favorisce la collaborazione, che è un aspetto fondamentale in tutti i settori per raggiungere determinati obiettivi, ma dall'altro consente, come dire, di accorciare i tempi, di lavorare su informazioni sicure e non progress, e poi vedremo alcuni dettagli quando faremo la dimostrazione live. Dunque, quindi immagino che tutti voi sappiate, che conoscete questi aspetti, cioè che è necessario migliorare la produttività, innovare i processi, eccetera. Quello che probabilmente molti di noi non sanno, e mi ci metto anch'io, è che il flusso di lavoro nella gestione delle informazioni dei processi costruttivi, operando tramite l'utilizzo di modelli BIM, può fare un'enorme differenza per quanto riguarda il rispetto dei tempi, per quanto riguarda il budget, che devono corrispondere alle previsioni iniziali. Va bene, ok, ma questo come si fa? Bene, se io ho l'informazione in tempo reale di come sta andando il cantiere, se avevo previsto per giugno di arrivare alla copertura e non ci sono, perché non è così, io questo lo posso sapere in tempo reale o magari anche in anticipo e magari prevedere dei correttivi per quanto riguarda i tempi. Stessa cosa per quanto riguarda i costi. Quindi la possibilità di gestire e condividere le informazioni in tempo reale è sicuramente un asset che mi consente di innovare i miei processi. Quindi tramite la BIM collaboration, questo è un nuovo, come dire, un nuovo neologismo, diciamo, è la chiave per migliorare l'efficienza dell'organizzazione nel nostro settore. Qui in questo caso vedremo tra poco Building in Cloud dal vivo, e spero che in questa dimostrazione sarà possibile evidenziare come poi questo si esplicita nella realtà, nella quotidianità. Ok, bene, ma quali sono le condizioni che ci consentono di essere protagonisti di questa rivoluzione digitale? Anche qui è molto importante partire dal dato base, dal dato che consente questa rivoluzione. Abbiamo già parlato del BIM, quindi il BIM sicuramente è uno degli aspetti centrali di questo mutamento, di questo cambiamento, di questa rivoluzione. Il cloud, ok, dopo vedremo uno per uno questi aspetti. L'internet delle cose, questo si evidenzia soprattutto parlando di gemelli digitali, manutenzione, eccetera, eccetera. E dal mio punto di vista il SaaS. Cosa significa? Lo vediamo adesso ognuno di questi punti. Allora, il BIM è il processo di creazione e di gestione del modello digitale del mio edificio in tutto il suo ciclo di vita. Quindi vuol dire che gli oggetti grafici che io modello, okay, in 3D, però non scambiamo il BIM col 3D perché sono due cose diverse, contengono anche le informazioni che li descrivono, ma non solo contengono le informazioni, contengono anche le relazioni tra i vari oggetti che io inserisco nel modello.
E questo è molto importante perché poi questo mi dà la possibilità di computare determinate informazioni. Il cloud consente l'accesso all'informazione e alla disponibilità dei dati in qualsiasi momento e luogo. Quindi tramite un semplice browser io sono in grado di accedere alle informazioni tramite il browser e tramite anche un software che viene gestito in un'infrastruttura e gestito come servizio, io accedo alle informazioni di questa cosa. Quindi ho sempre con me, nel mio telefonino, nel mio computer o nel mio tablet, tutte le informazioni che riguardano la singola commessa o tutte le commesse eventualmente nelle quali sono coinvolta. Internet delle cose ne abbiamo già parlato, non, questa condizione magari la affronteremo meglio quando in un prossimo webinar. Comunque vuol dire che internet non è semplicemente un'interazione tra umani, ma è tra oggetti, oggetti che si rendono riconoscibili e acquisiscono una propria intelligenza, grazie al fatto di comunicare i propri dati su se stessi e con gli altri e accedere alle informazioni aggregate da parte di tutti gli operatori. Infine, del SaaS. Il SAS, quindi il modello on-premise, che era il modello, compro un software, lo installo sul mio computer, metto le informazioni su un server, poi devo fare gli aggiornamenti, poi devo cambiare il server, devo cambiare il PC, eccetera. Questo non esiste più. Tutto il software e l'infrastruttura è all'interno di un unico servizio che viene pagato. Una sorta di pay per use in funzione del tempo che mi serve utilizzare questi determinati strumenti. Quindi queste sono le tecnologie che supportano la digitalizzazione: BIM, Cloud, Internet of Things e SaaS. Bene, vediamo adesso gli aspetti quali sono gli strumenti di condivisione e collaborazione di cui stavamo parlando. Principalmente abbiamo detto che questi strumenti sono la CDAT, quindi l'ambiente di condivisione dati, o Common Data Environment, che sono praticamente due definizioni per dire la stessa cosa. Un ambiente comune in cui tutti gli operatori condividono informazioni, le mettono, le consultano, le pubblicano, eccetera, eccetera. Ma lo deve fare secondo delle regole definite da qualcuno. Posso entrare in un ambiente in cui uno parla tedesco e l'altro francese o spagnolo e non ci si capisce. Tutti devono parlare la stessa lingua, tutti devono condividere gli obiettivi e tutti sono sottoposti alle stesse regole. Questo è l'ambiente di condivisione, che sostanzialmente è una piattaforma cloud di BIM Management, che è appunto la soluzione che assicura la collaborazione tra tutti i professionisti all'interno di un team di lavoro. Quindi con un'unica soluzione integrata in cloud tramite un browser si gestiscono i diversi aspetti del lavoro collaborativo. Quindi lo scambio, che poi non è, in realtà non sarebbe neanche giusto parlare di scambio, bisognerebbe parlare appunto di messa a disposizione e lettura di determinate informazioni. Le comunicazioni avvengono all'interno della piattaforma, quindi dimentichiamoci delle email, delle telefonate, dei pizzini, tutto avviene attraverso l'ambiente di interscambio, l'ambiente di condivisione. Ovviamente poi questo ambiente ha degli strumenti, come vediamo da questa slide, di visualizzazione dei modelli, di interrogazione dei modelli, ma non solo dei modelli, anche dei disegni, c'è tutto un ambiente di gestione documentale molto importante, perché poi non tutto deve essere erogato tramite i modelli BIM, ci sono tutta una serie di documenti, per esempio i documenti contrattuali, il libro di cantiere, eccetera, eccetera, che sono e rimangono dei documenti. Questi documenti devono essere sottoposti ad approvazione secondo un flusso definito
e a quel punto però tutto rimane dentro lì di nuovo. Quindi chiunque può capire a che punto si trova un determinato procedimento. Tutti dipende se è, come dire, autorizzato a farlo. Ok, e quindi in questo caso quello che andremo a vedere dopo, cioè Building in Cloud, è un ambiente di condivisione di dati basato su web e che non richiede nessun acquisto di software né di avere un'infrastruttura tecnologica che lo supporti. Quali sono i vantaggi di operare all'interno di un ambiente di condivisione di dati di questo tipo? Buona parte ne abbiamo già parlato, quindi visto che tra l'altro i tempi cominciano a essere ristretti, il fatto del cloud, il fatto di poter condividere tutte le informazioni contenute in qualsiasi momento, da qualsiasi luogo e da qualsiasi device, quindi la possibilità di utilizzare più tipi diversi di device, quindi il telefono, il tablet, il PC, eccetera, che viene gestito l'intero ciclo di vita, cioè quindi ogni stakeholder si occupa di alimentare i dati, le informazioni, di perfezionare i dati e le informazioni per la parte alla quale lui fa riferimento. Ci sono poi strumenti di project management, di asset management, del document manager, abbiamo parlato, di facility management, eccetera, eccetera. Il tutto sempre all'interno di questo ambiente. L'ambiente può essere, in realtà questa è la nostra specificità, multiprogetto, multibuilding. Noi abbiamo preferito parlare di building piuttosto che di cantiere, di progetto, di manutenzione. E sono dati aggregabili, cioè non è solo un singolo progetto che parla di sé e basta, ma i dati possono essere aggregati tra i vari progetti, tra i vari building, eccetera, sempre tramite l'ambiente di condivisione. Un aspetto fondamentale, ovviamente, nessuna tecnologia, nessuna innovazione porta con sé dei risultati significativi se le persone che sono che devono operare secondo determinate modalità non sono adeguatamente informate, come abbiamo visto, e abbracciano in modo, come dire, non dico entusiastico, ma quantomeno in modo efficiente questo nuovo modo di comunicare, questo nuovo modo di operare all'interno di una piattaforma di collaborazione e di condivisione. Nessun progetto di innovazione avrà successo se le persone non sono adeguatamente formate ed adeguatamente motivate a prendere parte a questa nuova sfida, diciamo. E quindi in questo caso la piattaforma deve gestire poi tutti gli operatori. Bene, più o meno. Adesso non so che ore sono le 4:20, le 3:20, sì, siamo rimasti nei tempi. Vedremo tutte le cose che abbiamo raccontato a voce, spero di riuscire, come saranno effettivamente queste cose gestite secondo quelle modalità che abbiamo visto fino adesso. Un attimo solo che cambio lo schermo. Volevo sapere eventualmente agli organizzatori se si sente tutto bene, se è tutto, se si vede, si sente, posso proseguire. Mi prendo solo un minuto, mezzo minuto, che devo rispondere a un messaggio urgente. Bene, quindi partiamo con la dimostrazione.
Ok, prendiamo, scusate l'interruzione. Allora, esco da qua. E vado qua. Vedete lo schermo? Qualcuno mi può rispondere nella chat e dirmi se... Sì, lo vediamo, vediamo, sì. Perfetto, benissimo. Ok, partiamo da come si accede alla nostra piattaforma, quindi a Building in Cloud. Faccio un attimo una disconnessione. Ok, e tramite questo indirizzo, appbuildingincloud.net, è possibile accedere alla piattaforma. Prima di accedere vi voglio far vedere come è possibile attivare... Ah, ecco, fra l'altro tutto quello che vedrete adesso nella dimostrazione, quasi tutto, comunque se cambierà ve lo dirò, è fruibile tramite la versione gratuita. Ok? Come si fa ad attivare la versione gratuita? La versione gratuita, tra l'altro, non è una versione a tempo, è una versione leggermente limitata rispetto alle versioni a pagamento, ma che consente di essere operativi per sempre, a condizione che lo si utilizzi. Quindi, partendo dal sito buildingincloud.net e agendo su questo bottone Inizia ora, si accede a una pagina da quale è possibile registrarsi e attivarsi. L'attivazione è in tempo reale, quindi appena io finisco di compilare questo form, ricevo una mail con le informazioni che io ho inserito per accedere a Building in Cloud. Devo inserire l'alias, che poi adesso vedremo che cos'è, e alcune altre informazioni, ma prevalentemente la mail e la password. Bene, quindi compilo questo modulo e automaticamente posso accedere alla piattaforma. Quindi torno indietro, questo è l'alias, vi ricordate, l'alias è il nome dell'organizzazione, ok? Perché un utente può partecipare a un'organizzazione, ma anche a un'altra, no? Essere con lo stesso indirizzo email, con lo stesso account, partecipare a impresa tipo, ma anche all'impresa, ok? E poi inserire semplicemente il proprio indirizzo email con il proprio nome di account e la propria password, che rimane assolutamente riservata, che quindi è cifrata, ci sono tutta una serie di condizioni per quanto riguardano la sicurezza e l'accessibilità. Qui, inserendo queste tre informazioni, io accedo alla piattaforma. Ok, questa è la piattaforma di cui abbiamo parlato prima, di collaborazione e di condivisione. Adesso vediamo un po' punto per punto come è strutturata, no? Come si accede, abbiamo visto, vediamo come è strutturata. Innanzitutto ci sono due grosse, cioè una principale, come dire, discriminante. Sono due tipi di utenti che possono accedere alla piattaforma. L'amministratore di sistema, che è colui che la attiva, sia che abbia attivato la versione free che la versione a pagamento, è l'amministratore ed è colui che gestisce la piattaforma. L'amministratore ha questa icona disponibile, tutti gli altri non la vedono, non l'avranno, perché da questa icona si gestiscono le impostazioni della piattaforma. Scusate, bevo un attimo. Quindi tutti gli utilizzatori tramite questa condizione possono accedere alla piattaforma. L'amministratore è di più, può, come dire, anche gestire
cancellare utenti, eccetera, eccetera. Questi in questo caso sono gli utenti che sono all'interno della forma. Ok? Di questo account, dell'account, in questo caso Nexus. E tutti questi utenti hanno una login e una password, ma non è detto che possano operare all'interno della piattaforma. Possono operare all'interno della piattaforma soltanto gli utenti che diventano membri del team di un progetto, di un building, come lo definiamo noi. E peraltro lo stesso utente può partecipare a un building, diventare membro del team di un building e di un altro no. E quell'utente non saprà mai che esiste un altro building al quale accedono solamente utenti a cui è stato concesso diventare membro del team. Non so se è chiaro. Però ogni utente, quando viene invitato ad essere membro del team, gli viene assegnato un ruolo che può essere differente. Io posso essere un membro del team in un building che ha il ruolo di user e in un altro che ha il ruolo di building manager. Ok? Perché chi ha deciso vuole che in un building possa fare determinate cose e in un altro building non possa fare determinate cose. E questa è la matrice che definisce chi e che cosa può fare in funzione dei ruoli. Ora non ve la sto a raccontare, però vedete che dove ci sono i rossi vuol dire che gli è impedito. Per esempio all'operator non può emettere un problema, mentre gli altri sì. Ok, usciamo da questa logica e per dirvi che l'amministratore, che è un po' il CDM manager, sapete che nel BIM vengono definite dalle norme quattro principali figure che operano all'interno dei processi BIM, che sono il BIM manager, il BIM coordinator, il BIM specialist e il CDE coordinator, il CDM manager, che è colui che sostanzialmente si deve occupare di mettere a disposizione la piattaforma secondo gli obiettivi del committente. Il BIM manager fa qualcosa ancora di più complesso, il BIM coordinator gestisce il singolo progetto, la singola commessa, il BIM specialist è colui che è specialista dal punto di vista dell'utilizzo dei singoli software che vengono impiegati. Abbandoniamo un attimo questa parte, torniamo nella nostra home page e vediamo che ci sono tutta una serie di informazioni. Allora, questo è la descrizione, diciamo, del profilo dell'utente che si è loggato all'interno del nostro account. Quindi ci sono un po' di informazioni. Una cosa importante è la possibilità, indifferentemente, di utilizzare sia l'inglese che l'italiano. La cosa si commuta immediatamente. E ritorniamo sull'italiano. E poi ci sono tutta una serie di strumenti di aiuto, okay? Tipo il welcome, che ti dà un po' di informazioni iniziali, esiste poi altri strumenti. Allora, per quanto ci dicono, l'interfaccia è abbastanza intuitiva, si capisce abbastanza velocemente. Devo dire onestamente, quelli che conoscono bene i modelli, la metodologia BIM, si trovano abbastanza a loro agio. Gli altri non lo so, perché ovviamente se uno non è, come dire, adeguatamente formato, fa un po' fatica a comprendere determinati meccanismi. C'è il Big Tour, che ti consente di vedere le singole funzionalità, almeno le principali, eccetera, eccetera, e tante altre cose più o meno utili a familiarizzare velocemente. All'interno esiste poi un sistema di messaggistica barra di notifica, poi vediamo quanto sono importanti le notifiche per gestire i procedimenti digitali, e poi ci sono i vari alarm delle notifiche che vengono raggiunte. Qui l'utente può o mandare dei messaggi o riceverli,
è un po' una sorta di email interna relativa al progetto, per cui diciamo tende a cercare di limitare l'uso delle email normali. L'interfaccia è simile, il funzionamento è simile, ma è dentro la piattaforma, ok? Quindi non devo andare a cercare da altre parti. Bene, l'altra cosa che è un po' una delle nostre caratteristiche è il Building Explorer. Il Building Explorer consente di navigare all'interno dei propri progetti, se mi trovo nella fase di progetto, nei cantieri se mi trovo nella parte di cantiere e nella manutenzione se mi trovo nella fase di vita viva del mio edificio. Okay? E quindi quando vado a navigare all'interno della mia struttura del Building Explorer, posso andare a vedere tutta una serie di informazioni e quindi scegliere, per esempio, di visualizzare, diciamo così, di visualizzare i modelli BIM afferenti a quell'edificio. Oggi questo è un aspetto che toccheremo solamente di sfuggita, no? Però mi piaceva un attimo cominciare a mostrarvi alcune cose che entrano nel BIM. E quando io collego dei modelli BIM all'edificio, sostanzialmente, se ne collego più di uno, costruisco una federazione di modelli. Federazione di modelli sono più modelli che insistono sullo stesso progetto e che mi consentono di parcellizzare in vari aspetti. Questa è una modalità che generalmente sceglie il BIM Coordinator per andare a gestire i propri modelli. Eccolo qua. Ok, questo modello è fatto da quattro, questo modello federato è fatto da quattro modelli, quindi se ne posso spegnerli, lasciare solo il modello architettonico oppure attivare solamente il progetto meccanico. Bene, questo lo abbandoniamo perché questa è una delle cose che non c'è nella versione prima. In funzione di dove voglio lavorare, quindi mi viene attivato il percorso corrente. Questo significa che ogni volta che farò qualcosa, lo farò all'interno di questo modello federato o di questo edificio. Quindi questo mi determina dove sto operando. Okay. Poi ho una parte che va a... Cambiamo. Torniamo su questo. Quindi vedete come è anche semplice cambiare gli edifici, vedere determinati oggetti piuttosto che altri, modelli federati di un ambiente piuttosto che di un altro progetto, eccetera, eccetera. E questo è proprio una prerogativa del nostro navigatore degli edifici del Building Explorer. Tramite questo bottone, che noi abbiamo chiamato BIM Button, è possibile vedere i modelli che fanno riferimento al mio edificio. Ok. Quindi, abbiamo detto che ai building partecipano gli utenti che sono stati invitati. E quindi questi, che vedete in questo caso, non sono gli utenti, ma sono gli utenti che sono stati invitati a partecipare a questo building. E a questo punto, quando gli è stato chiesto di diventare membro del team, gli è stato assegnato un ruolo. E il ruolo è quello che determinerà cosa potrà fare o non fare questo membro del team all'interno del mio progetto o del mio cantiere, eccetera, eccetera. E difatti li vedete qui. Okay? Per esempio, voglio vedere solamente gli utenti user. Non lo vedo adesso in questo momento. Lo posso fare. Tutto questo sono filtri attivi, gestibili. All'interno di queste tabelle ho sempre la possibilità di vederle in questo modo, quindi nella modalità lista o nella modalità schede.
poi lo vedremo anche per altre parti. Quindi, ritornando al nostro edificio, abbiamo visto che nell'edificio c'è un certo numero di utenti che sono membri del team. Possiamo vedere quali sono i modelli collegati a questo edificio. Lasciamo perdere la questione dei piani, che è una funzionalità avanzata. Posso andare a vedere dove si trova il mio edificio, perché tutti i modelli sono georeferenziati sulle mappe di Google. Anche questa è una cosa estremamente utile e anche importante, comunque, no? Per avere la possibilità di capire dove sto operando, oppure di scegliere tramite il navigatore su quale edificio voglio lavorare. Scusate, clac. Ecco, un'altra cosa importante sono i registri. Anche queste sono richieste che provengono dal normatore, quindi dalle norme UNI o dalle norme ISO. Tutto quello che viene fatto è tracciato e storicizzato. Nessuno può dire non lo sapevo, non me l'avevi detto, non sono stato io, non me ne ero accorto, non l'ho visto. No, perché tutto quello che viene gestito e deve essere eseguito da un singolo membro del team è, come dire, salvato all'interno del mio registro. Ok. Poi abbiamo per ogni singolo edificio, se vogliamo, anche il fascicolo del fabbricato. Okay? Quindi tutti i dati che lo compongono, informazioni costruttive, le informazioni generali, eccetera, eccetera. Questo mi consente poi eventualmente di stampare il fascicolo. Questa non è una cosa che proviene dai modelli, ma sono informazioni che io metto all'interno del mio edificio e che poi posso raccogliere in questo fascicolo che è in formato PDF. Esiste anche una parte che era relativa ai consumi, ai costi, eccetera, eccetera, ma della quale non ci occupiamo oggi, dato il tempo che ore sono. 15:40, io devo smettere entro 20 minuti di fare questa presentazione, quindi vado molto veloce. Abbiamo già visto questo elenco dei membri del team. Come faccio a chiedere a qualcuno che non è presente negli utenti a diventare membro del team? Io lo devo invitare. Ok? Lo invito in questo edificio, che è l'edificio corrente, perché questo è il mio percorso corrente. Inserisco l'indirizzo email. Inserisco l'azienda, perché forse non l'avete visto, ma nell'ambiente di impostazioni io posso impostare tutta una serie di aziende che collaborano alla gestione del progetto, tra progettisti, imprese di costruzioni, direzione di RUP, direttore dei lavori, gestore della manutenzione, eccetera, e lo posso assegnare ad un'azienda. Noi abbiamo due grosse differenze: la risorsa interna, che sono le risorse dell'account di chi gestisce la piattaforma, o risorse esterne, che fanno ognuno parte di una azienda specifica. E poi, come abbiamo detto, dobbiamo dirgli qual è il ruolo che svolgerà. Se vi ricordate, il ruolo poi afferisce a quello schema gialli, verdi e rossi che consentono poi per ogni ruolo di fare o non fare determinate cose. Quindi, tramite l'invito, con l'invito che cosa succede? Lui riceve una mail oppure una comunicazione interna se è già presente, lui accetta e vedete, per esempio, questo utente è in attesa di accettazione, è stato invitato ma per qualche motivo non ha ancora deciso se accettare o meno. Oppure ce ne sono altri che non vogliono accettare, quindi non faranno mai parte del team e non potranno operare all'interno di questo building. Resteranno utenti di della piattaforma, ma non membri del team. Un altro aspetto fondamentale è la parte documentale. Tutto questo che vi faccio vedere, ripeto, è tranquillamente fattibile all'interno della versione gratuita, ok? La versione gratuita, ripeto, è una versione illimitata dal punto di vista dei tempi, quindi la potete utilizzare per tutto il tempo che vorrete. Ha delle limitazioni, che sono 5 utenti, mi sembra 2 GB di spazio disponibile e 2 building essenzialmente. Se questi limiti
sono inferiori alle proprie necessità, allora bisognerà passare a una versione a pagamento e lo potete fare, per esempio, da qui. Faccio vedere se andate su soluzioni, sempre del sito. Voglio attivare una versione professional, una premium o una ultimate. Qui vedete quelle che sono le differenze. Qui per in sintesi, e qui in modo assolutamente approfondito, funzione per funzione. Nel caso decidete che la versione free per voi non è più sufficiente, contattate, ci contattate e verrete richiamati e ci sarà un responsabile che vi darà tutte le informazioni che desiderate, sia dal punto di vista tecnico che da un punto di vista commerciale. Bene, quindi stiamo parlando degli aspetti della gestione documentale, che temo sarà uno degli ultimi argomenti, ma forse riesco a farvi vedere anche qualcosa di più. Vediamo che ora sono. Ancora un quarto d'ora di demo. Bene, allora, i documenti, che insieme ai modelli BIM è la parte, diciamo, fondamentale per quanto riguarda i contenuti informativi di un appalto BIM, vengono gestiti tramite delle cartelle. Okay? Le cartelle hanno più o meno la stessa logica che riscontriamo in Windows, per esempio, che sono poi dei contenitori, okay? Che possono contenere altre, possono fare tre cose essenzialmente: contenere sottocartelli, contenere documenti o essere assoggettate a determinate regole, per esempio le regole imposte dal Comitato Environment. Oggi non facciamo in tempo a vederle, però vedete che alcune cartelle hanno delle iconcine. Un'iconcina come questa è l'icona che determina il workflow di approvazione, e quindi un documento che viene inserito per la prima volta all'interno del gestore documentale seguirà poi un iter approvativo determinato dall'amministratore. Okay? E per cui ci saranno tanti utenti, o meglio, membri del team che dovranno esprimere un parere su quanto è stato caricato. La cosa funziona poi tramite i cambiamenti di stato, okay? Quindi ogni volta che si cambia uno stato, che qualcuno decide che si passa dallo stato, adesso non so se sapete che la norma UNI, la 1950, prevede che ci siano almeno quattro fasi nella quale gestire il processo, che sono la fase di work in progress, dove praticamente la documentazione e i modelli sono in uno stato ancora di lavorazione, per cui non sono ancora definitivi, la fase di share, cioè di condivisione, in cui le informazioni contenute possono essere anche prese per determinare scelte successive di altri che se ne devono occupare, la fase publish e la fase archivio. Okay? Come si fa a passare da una fase all'altra? Se noi vediamo, apriamo questa cartella che contiene dei workflow, voi vedete che ogni documento, qua magari apriamo una piccola parentesi, che cos'è per noi un documento, anzi non per noi, per quanto è stato definito a livello di CDE o ACIDAT, un documento è un contenitore, esattamente come una cartella, che contiene quelle che vengono definiti metadati, okay? Quindi che descrivono il documento. Quali sono questi metadati? Se andiamo ad aprire un documento qualsiasi, pardon, in questo caso è un'immagine. Vediamo che ci sono i nostri quattro livelli che consentono di passare da uno stato all'altro e vengono gestiti tramite l'approvazione o il diniego. Eventualmente, una volta che questo, facciamo velocemente, così faccio vedere. Quindi questo è passato, ma richiede anche
l'autorizzazione anche di questo. È sempre possibile inserire commenti, e a questo punto questo stesso oggetto passa in uno stato successivo, passa nello stato di condivisione, perché è stato approvato da quelli che lo dovevano approvare. Okay? A questo punto uso il condizionale perché non è detto che l'abbiamo implementato, parte una notifica che dice: guarda, è stato cambiato lo stato, adesso tocca a te intervenire, e lo dovrai fare sempre questo tramite di questa procedura. Quindi, se noi ritorniamo qui, vediamo che questo che una volta si trovava nello stato di work in progress, adesso si trova nello stato di discendita. E tutto poi è filtrabile per arrivare velocemente a individuare l'oggetto che mi interessa. L'altra cosa importante, stavo dicendo appunto, scusate, il documento è un contenitore che contiene metadati che noi possiamo andare a vedere qua dentro. Ovviamente il nome è un metadato del documento, la descrizione può essere qualsiasi cosa che lo caratterizza, la categoria, scegliamo una qualsiasi foto, e possiamo scegliere infinite. Poi c'è un ID caricamento che adesso non vi sto a spiegare, ma soprattutto lo stato, cioè in quale stato si trova nel processo autorizzativo questo documento? Si trova nello stato shared, ma non solo, abbiamo anche la possibilità, questo è il percorso, abbiamo la possibilità anche tramite questo QR code di o tramite smartphone eccetera di guardarlo e dall'esterno attivare direttamente questo documento. Un'altra cosa carina che vi volevo far vedere era questa, vediamo se lo trovo al volo, questo è un PDF, sembra si chiamasse no, non era qua, vediamo se è qua, no, non è qua. Non lo trovo più. Comunque, un PDF al quale io posso andare ad applicare. Ecco, torniamo su quel documento che stavamo vedendo prima. Che adesso non trovo più, ma non ha importanza. Ho un suo metadato, che è quello del nostro QR code, copio immagine, e a questo punto io posso in visualizzazione andare ad aggiungere il documento vuoto, non c'è niente, prendiamone un altro, che non è detto che sia un disegno, no, non è un disegno, ma comunque incollare il mio QR code, farne una versione, una nuova versione. Ah, ecco perché non vi ho detto che un'altra cosa fondamentale di operare tramite un Common Data Environment è il versionamento dei nostri documenti, e anche questo è un'informazione, è un metadato. Quindi quando io stamperò questo documento, adesso immaginate che questo sia un disegno, se inquadrerò col mio smartphone questo QR code, mi dirà se esiste una versione più recente o meno di questo documento, e arriveremo praticamente ad avere questa condizione. Questo messaggio, nel caso il documento che abbiamo inquadrato tramite il QR code è l'ultimo, oppure questa, nel caso mi dica: guarda che esiste una versione più recente, quindi non tenere conto di questo documento perché è vecchio, c'è qualcosa di più recente. Ok, quindi i documenti sono di nuovo dei contenitori che contengono tante informazioni, tra le quali
non necessariamente anche un file. Quindi, per esempio, questo che è un DVG, ok, è un documento che contiene appunto un DVG e del quale ho visualizzatore disponibile immediatamente, quindi non è più necessario portarsi dietro strani aggeggi o robe stampate, perché se io ho messo il mio DVG all'interno del gestore documentale lo posso visualizzare tranquillamente. L'altra cosa che vi volevo far vedere era la possibilità di ma dove l'ho messo quel maledetto? Eccolo qua. Che Building in Cloud contiene anche tutta una serie di strumenti che consentono il markup dei miei PDF, e quindi posso fare la nuvoletta e aggiungere testo che dice guarda che questa cosa qua è da cambiare. Ok? Posso andare a utilizzare le misure, che ovviamente saranno cose abbastanza approssimative, perché è successo da qui a qui e non va. Allora, vediamo perché. Posso mettere evidenziatori piuttosto che, come abbiamo visto, il QR code, okay? Lo metto qua e quando lo inquadrerò lui mi dirà se esiste o no. Questo è uno strumento versatile, molto utile e molto, molto utilizzato, perché mi consente di collaborare, come dicevamo prima, con delle possibilità di comunicare determinati aspetti direttamente andando a sovrapporre markup al mio file. Volevo un attimo farvi vedere, prima di chiudere, perché mancano pochi minuti, la gestione dei modelli BIM, che prima abbiamo visto sinteticamente. Allora, apriamo un modello che probabilmente alcuni di voi conoscono, perché è abbastanza conosciuto, non so da dove provenga, ma è abbastanza conosciuto, che è questa torre. Okay, una cosa importante che non vi ho detto è che i modelli BIM per noi possono essere caricati indifferentemente che siano modelli IFC e o modelli di Revit, quindi di Autodesk Revit. Io posso caricare l'uno e gli altri, quello che ne avrò sarà esattamente la stessa cosa. Due parole sull'IFC. Un'altra delle prescrizioni che prevedono le norme è che i formati utilizzati devono essere formati aperti, quindi non formati proprietari, perché i formati proprietari non consentono la libera concorrenza tra i vari operatori economici. Quindi un formato di interscambio come l'IFC è gestito da una terza parte istituzionale, è il formato prevalentemente usato, direi unicamente usato, per la gestione informativa dei modelli BIM all'interno di una piattaforma di condivisione. Quindi non necessariamente devo avere il software che l'ha prodotto, perché quando io produco un modello in AutoCAD di Revit, cioè posso esportarlo in IFC e caricarlo qua direttamente. Che cosa posso fare all'interno? Vedete come è anche facile la visualizzazione, eccetera. Volevo anche farvi vedere questo è come dire la simulazione di un telefonino, no? Funziona esattamente come lo potete provare, perché nella versione free tutto questo è fattibile. Bene, di questo modello io ho un sacco di informazioni, ok? Le informazioni del modello sono queste, ma se io seleziono un oggetto, per esempio questa finestra, in questo caso facciamo così, c'è la selezione, avviciniamoci, ho tutta una serie di informazioni. Cosa sono queste informazioni? Sono le informazioni che il modellatore ha inserito a livello
di oggetto tramite l'inserimento dei parametri. Cosa sono i parametri? Sono le informazioni che il committente ha richiesto fin dall'inizio tramite il requirement del capitolato informativo. Io questi li leggo tutti, ce li ho assolutamente disponibili. Appena faccio un upload del mio modello BIM. Ripeto, indifferentemente che sia IC o che sia Reddit. Okay? E, l'altra cosa che volevo farvi vedere è che posso indagarlo se opportunamente costruito, e anche in questo caso lo devo fare secondo quello che sono i requisiti. Posso andare a interrogarlo per piani, aggiungerli, toglierli, eccetera, eccetera. Ok? Quindi posso andare a gestire la visualizzazione secondo i piani. Ok? Oppure lo posso fare tramite le categorie degli oggetti BIM. Le categorie degli oggetti BIM sono le categorie alle quali appartengono gli oggetti. Ok? Quindi posso accendere e spegnere in funzione di tutto quello che mi serve. L'altra cosa che posso ottenere, questo direi che è un visualizzatore potentissimo, è la possibilità di avere dei piani di ritaglio, quelli che vengono definiti piani di ritaglio. Deselezioniamo l'oggetto e andiamo a creare un nuovo piano di ritaglio. Con questa modalità io posso accedere tramite questi appunto piani di ritaglio al contenuto dell'interno del mio modello, no? E poi posso, per esempio, se voglio, andare a togliere e mettere solamente alcuni piani, per cui vedrò il ritaglio di solo quei piani. Quindi posso andare a navigare il mio modello BIM in modo efficientissimo. Posso addirittura avere contemporaneamente più sezioni dello stesso oggetto. Vediamo se sono fortunato. Probabilmente devo disattivare questo. E avere una doppia sezione. E poi ovviamente fare tutto quello che mi serve. Posso entrarci. Posso fare veramente tante cose senza necessariamente disporre del modello BIM, del software BIM che l'ha generato. Bene, cancelliamo tutte le sezioni. Qui ho poi il mio cubetto che mi consente velocemente di andare a posizionarmi nel posto migliore per avere le informazioni che mi servono e via. Una delle ultime cose che volevo farvi vedere, non so se avete mai sentito parlare di BCF. Vediamo che ore sono, scusate, io praticamente dovrei aver già chiuso. Il BCF è un formato di scambio di informazioni. Scusa se ti interrompo, Luca. Scusa. Abbiamo tempo fino alle 16:30 in realtà. Ah, ma volevo lasciare più tempo possibile per le domande eventualmente. Sì, comunque allora se ho ancora 10 minuti li sfrutto. Ok? Va bene. Ok, quindi il BCF è un formato di interscambio relativo ai modelli BIM che è stato che è utilizzato ed è stato scritto dagli stessi che hanno prodotto il formato di interscambio dei modelli BIM, cioè gli FC di cui abbiamo parlato prima. BCF significa BIM Collaboration Format. Cosa significa? Significa che se io opero all'interno, per esempio, della mia piattaforma di condivisione BIM, in questo caso, e voglio comunicare a qualcun altro che ci sono delle modifiche da fare, oppure al contrario, che qualcuno mi dica che ci sono delle modifiche da fare all'interno della piattaforma, lo faccio tramite questo formato di interscambio, che è sostanzialmente questo. Che è relativo a questo modello. Io ho già creato un paio di problemi in cui sottostante è il BCS, quindi le informazioni collegate al problema da risolvere all'interno di un modello BIM.
E qui vedete che io automaticamente lui mi porta nella visualizzazione del mio modello, cioè nel punto in cui devo operare. Ma questo non è tanto importante che io lo veda all'interno della piattaforma. Tramite l'interscambio dei BCF, che sono essenzialmente un formato di file, io posso mandare. Vedete che poi quando ne creo uno nuovo devo andare a creare lo stato, cioè in quale stato si trova, creato, da essere rifiutato, accettato, la priorità, cioè in quanti tempi io devo risolvere questo problema, per quale motivo, a chi lo assegno. In questo caso mi viene utile il discorso dei membri del team, per esempio a questo personaggio, e in quanto tempo lo devo effettivamente risolvere questo problema. Ho anche parte di commenti, fallo subito, e l'altro mi dirà fatto, oppure va bene. Ok? E cosa vuol dire poi? Che chi opererà all'interno della piattaforma per risolvere questo problema, perché qui non si può intervenire editando il modello, si può consultare il modello in una piattaforma di condivisione, ma il fatto di come dire, specificare in modo assolutamente univoco dove devo operare, per esempio in questo caso cambiare la finestra, riceverà quel formato e sullo stesso modello arriverà ad avere esattamente questa visualizzazione, andando a indicare l'oggetto che deve essere modificato e tutto il resto. Posso ovviamente aggiungere anche altri screenshot del mio modello per essere più preciso, e diciamo che poi quando questo BCF verrà importato in un altro ambiente tipo questo, tipo Solibri, vediamo se riesco a farlo vedere dall'altra parte. Ok, io caricherò il mio BCF che ho esportato in questo formato di file, che è un XLM. In pratica lui arriverà esattamente nel luogo deputato nel quale dovrà poi intervenire per adeguare alle mie richieste e per eventualmente risolvere un determinato problema. La stessa cosa si può fare al contrario. Questa piattaforma che gestisce il BCF crea un BCF, me lo invia, io lo prendo in carico e me lo trovo all'interno della mia piattaforma. La cosa che poi è interessante è che questo tipo di problemi gestiti tramite il BCF mi consento di avere la capacità poi di gestirli, questo problema. E sempre tramite, vi ricordate che era questo indica che questo problema è un BCF. Noi in realtà usiamo i problemi per tante altre fasi di lavoro, per ognuno abbiamo un'iconcina particolare. Questo, per esempio, è una richiesta di comunicazione che è stata fatta al call center. Questo è un BCF. Questo è un'altra cosa che adesso non ricordo. Vi ricordate il cambia finestra che avevamo visto prima? Bene, me lo ritrovo qua dentro. Qua dentro ho la possibilità di fare molte più cose rispetto a quello che sono indicate nel BCF, ma che restano continuamente collegate al mio modello. Posso andare a tracciare esattamente in quale condizione si trova la gestione di questo problema. Perché per esempio posso cambiare lo stato e dirgli guarda, è assegnato, ma io lo accetto sì, essenzialmente lo accetto, viene emesso. Ah, ok, mancano dei campi, vediamo quali sono. Ah, azione da fare. E a questo punto viene emesso. Sempre poi per la stessa logica, intanto quel problema, quel BCF, che è poi sostanzialmente la stessa cosa, segue un processo, quindi è cambiato di stato. Significa che qualcuno riceverà una notifica, ok?
questo caso sono io, perché sono io che ho chiesto di fare quell'azione, quindi quando lui l'accetta automaticamente ho la notifica, che mi ritrovo qua dentro. Qua dentro il cambio è già stato effettuato, vedete, accettato, e poi la cosa va avanti nella sua nell'estensione prevista secondo questi step. Quindi, per esempio, gli dico: guarda, che lo sto facendo. Di nuovo, salve, chiudi, di nuovo riceverò un'altra notifica, ma la cosa interessante è che poi tutti questi dati, tutte queste informazioni sono contenute nella mia dashboard, per esempio la dashboard dei problemi, pannello di controllo. Quindi cambio di stato, notifica, dashboard, voglio controllare in tempo reale come stanno andando, proseguendo le mie attività. Avete visto che è arrivata la notifica e in esecuzione probabilmente ci sono due. Quindi posso vedere, girare la finestra, eccetera, eccetera. Questo è il procedimento in cui si svolgono quasi tutte le attività all'interno di una piattaforma come la nostra. Non è detto che tutti poi aprono nelle stesse modalità, questa è la modalità. Esempio possibile, se eventualmente l'oggetto è collegato al modello, mostrarlo, è possibile stampare, sì, bene, questa non è molto significativa, stampare l'issue e via di seguito. Tutto questo si può fare con quello che avete visto fino adesso, si può fare con la versione gratuita. Volevo farvi vedere qualcosa di un po' più avanzato, però come dire, di roba avanzata qua ce n'è parecchie, che non è compreso nella gestione BIM. Allora, attualmente io mi trovo all'interno di un edificio, di un percorso, del mio percorso corrente. Quindi tramite il BIM button vado ad attivare la mia gestione del federato dei modelli. Cosa interessante, e qua si parla di BIM management, è che nel momento in cui io ho caricato un nuovo modello, possiamo vedere anche come si fa, banalissimo, si tratta semplicemente di caricare un modello, che in questo caso può essere o un modello Revit o un modello IRC. Questo si aggiungerà, ovviamente deve essere coerente, non posso caricare patate e mele, devono essere la stessa origine, lo stesso oggetto, eccetera, eccetera. Qui si è scelto di lavorare su contenuti disciplinari, quindi c'è un modello architettonico, un modello strutturale, un modello impiantistico. Però cosa ho fatto io nel momento in cui ho caricato questi tre modelli? Non ho semplicemente caricato un set informativo e della documentazione grafica 3D, ho caricato tutti gli oggetti che qualcuno ha modellato per me, secondo quelle che erano le richieste della committenza. E a questo punto ho tutte le anagrafiche di tutti gli oggetti, come le vedrei nel software che li ha generati. Per esempio, in questo caso io voglio andare a vedere le finestre del mio edificio, quindi lavoro per categorie e gli dico finestre. Che cosa fa? Questo è un filtro progressivo, me ne individua 26, faccio applica e le vedo nella mia lista. Questi sono i 26 oggetti che corrispondono a questo criterio. La seleziono e ottengo tutte le mie informazioni. Ok? Vedete qua tutti i dati che sono stati inseriti, i dati di istanza, i dati di tipo, eventuale annotazione, se esistono documenti collegati a quella cosa, ci sono attività, problemi e cose varie. Posso fare la stessa cosa partendo dal modello. E quindi mi posiziono in questo lato, seleziono questa finestra, pardon, avviciniamoci un po' di più. Aia. Ok, e posso andarne a vedere i dettagli.
Quindi esiste sempre una relazione costante, immutabile, tra gli oggetti, cioè le anagrafiche degli oggetti e il modello 3D, il modello BIM che, al quale corrisponde. E anche qui ho tutte le informazioni, le annotazioni, i documenti. Quindi esiste sempre una relazione tra la parte documentale e la parte, diciamo, geometrica di informazione. Se esistono attività di cui non abbiamo parlato, se esistono problemi da risolvere connessi a quell'oggetto, vedete che in questo caso ho una finestra rotta, ecco, l'immagine non c'entra niente, ma posso andarla a vedere nel modello. E guarda caso è la stessa. Tutto questo mi consente poi, infine, di gestire le manutenzioni. Ok? Quindi io posso associare una manutenzione, facendo una richiesta di manutenzione, partendo dall'oggetto del modello o partendo dalla lista degli oggetti delle finestre, inserendo tutta una serie di informazioni che poi via via che procederanno nell'iter previsto, quindi con i cambiamenti di stato e le notifiche, io sarò in grado di gestire attraverso il pannello di controllo e di conoscere in quale stato si trova quel tipo di lavorazione.